Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Qualche ora fa ho fatto una domanda su Instagram, appunto, se non mi seguite su Instagram, seguitemi, in cui chiedevo che story time vi poteva interessare. E una mia collega di lavoro mi ha dato l'idea, ossia le lavandaie dell'adult. Eh sì, perché io le definisco così. In quanto non fanno altro che rompere le scatole alle altre. Ho fatto un video story time dove parlavo delle amicizie nel mio lavoro, ma purtroppo ci sono anche le colleghe che spettegolano, che rompono le scatole e via discorrendo. Soprattutto a questa mia collega, la quale appunto ha una fisicità particolare. E le hanno rotto le scatole su un gruppo WhatsApp, dicendo che deve mettere su delle curve perché è molto magra, eccetera, eccetera, eccetera. E hanno cominciato a rompere, ma proprio hanno speso tutto il tempo a criticarla, ma poi a criticarla proprio davanti a lei su WhatsApp. A parte che io la invidio tantissimo perché è molto magra, perché può mangiare quello che vuole, però vabbè. Questa è la mia parentesi, ma poi saranno fatti suoi se vuole mettere su le curve, saranno problemi suoi. Se a lei va bene così, perché le dovete andare a rompere le scatole? Ma poi una soprattutto, e so benissimo chi è andata a dire: ma perché non va a dire se ha dei problemi di salute e quant'altro? Ma te cosa te ne frega se c'ha dei problemi di salute? Non è che uno sul web va a fare la lista della spesa dei suoi problemi di salute. Cioè, se ce li hai, te li gestisci, ti curi e non vai certo a metterlo sui social, anche perché i problemi di salute sono anche un dettaglio riservato, quindi non è che si ha voglia di metterlo in pubblica piazza. Cosa te ne frega, sì, intanto c'è sempre la Lizzona nazionale che vuole partecipare agli story time, ma siete già abituati, quindi a posto così e non ho voglia di togliere il suono, va bene? Oh, se vi va bene il grugnito è così, se non vi va bene è comunque così, perché sapete benissimo che sui miei social vige la tirannia e non la democrazia. Comunque, queste continuano a rompere, allora dove vivi tu c'è una buona piazza? No. Evidentemente perché lei che si impegna e che lavora appunto con l'emergenza sanitaria, naturalmente tutti gli equilibri di tutti i settori lavorativi hanno subito delle alterazioni, però appunto bisogna sapersi adeguare, bisogna trovare delle soluzioni e sicuramente le soluzioni non sono quelle che prevedono di sparlare delle colleghe, di tirare fango, eccetera, eccetera, eccetera. Se ci sono delle problematiche, bisogna trovare delle soluzioni senza essere invidiose, senza criticare le altre e senza criticare la fisicità delle altre. Io per questo motivo che decido di lavorare con sempre meno persone, le seleziono tantissimo, infatti. Tante dominatrici mi hanno chiesto se volevo fare dei video, ho detto loro di no. A parte che per il momento ho deciso di non fare più la slave, ma poi spiegherò le motivazioni e tutto quanto. Quindi per il momento l'argomento slave per me è archiviato. E al momento, appunto, non spiegherò le motivazioni perché non sono tenuta sicuramente a spiegarle. Però, appunto, alcune mi hanno chiesto, ma io ho. Come dire, educatamente, declinato, anche perché non tutte le dominatrici mi cadono a genio, quindi molto semplicemente è così. Allora, se hanno parlato male di me, non lo so, la cosa non mi tange, per me le loro parole sono carta straccia. Infatti, poi anche questa mia collega si è tolta dal gruppo WhatsApp e tanti saluti, anche perché lei studia, lei comunque ha altre cose a cui pensare, quindi sicuramente non ha voglia di sentire ste galline. Con tutto il rispetto per le galline che stanno lì a spettegolare e quant'altro. Evidentemente, se il lavoro gli andasse così bene, non perderebbero il tempo a rompere le scatole agli altri. Non è che devono stare lì a scocciare le persone e a criticare la fisicità piuttosto che i guadagni o quant'altro, che poi tante money mistress sono finte perché
come dire, esibiscono stamp realizzati al computer oppure esibiscono borse, scarpe di lusso le cui foto sono state prese da internet oppure esibiscono sempre questi vestiti, accessori di marca, ma poi abitano nelle topaie. Per esempio, io non ho una Louis Vuitton, non ho le Labutin, però ho la casa di proprietà. Secondo me il lusso sta nella casa di proprietà piuttosto che in un paio di scarpe che si consuma, in una borsa che si consuma. Però appunto, ognuno poi dei suoi soldi fa quello che vuole. Io non critico nessuno se appunto decidono di spendere i loro soldi in borse e scarpe firmate. Io col tempo ho preferito dare la priorità ad altro. Però appunto io non so se mi hanno criticata, non mi interessa, non ho veramente il tempo, anche perché io prendo e blocco. Ho avuto anche uno screzio con una dominatrice e l'ho praticamente mandata a stendere, l'ho bloccata, non ne ho proprio voluto sapere, non faccio il suo nome perché non mi interessa, semplicemente ho preso bloccato e via discorrendo, basta. Anche perché non ho davvero il tempo di stare dietro a certe litigate che non portano a nulla se non a un dispendio energetico, che io devo investire in ben altro, dato che durante il lockdown ho sempre più impegni del dovuto. Infatti, zona rossa oggi. Mi sono arrivati un botto di articoli da scrivere, poi devo anche studiare, devo fare tante altre cose, quindi non ho sicuramente tempo di stare lì a discutere, io prendo e blocco. E appunto queste colleghe rompono, stanno lì a fare i conti in tasca e a criticare, a fare questo e a fare quello. So benissimo anche chi siete perché mi è stato detto di stare alla larga da voi, anche un'altra mi aveva chiesto di girare dei video insieme che era asfissiante, mi rompeva le scatole in maniera allucinante. Ho preso, l'ho bloccata perché mi ha veramente rotto le balle e io ho veramente poca pazienza, quindi soprattutto se vengo tirata in mezzo per cose che non mi tangono, magari diatribe tra dominatrici e via discorrendo, non dovete rompere le scatole a me perché veramente trovate un terreno ostile. Assolutamente, anche perché io poi ho il caratteraccio e non mando a dire le cose. Purtroppo le invidie ci sono in ogni ambiente, le male lingue pure, tenendo conto anche l'Urbex, quindi insomma, non mi sono dimenticata dell'Urbex novela, semplicemente non ho così tante notizie. E quindi insomma, questo è lo story time. Appunto, delle galline dell'adult che spettegolano, che criticano le altre, che stanno lì a guardare i guadagni delle altre senza guardare i loro, cioè si azzardassero a rompere le scatole a me che le sistemo in un battibaleno. Va bene, dai, allora voi avete trovato invidie nel vostro settore di lavoro? Fatemelo sapere nei commenti che sono curiosa e ci vediamo al prossimo video.